Ciao a tutti, oggi siamo alla sala prove NIPA di Monza per la prima giornata di audizione dell'Eiffel Contest 2016. Qui con noi ci sono i Five Fingers, ciao ragazzi. Ciao. Una band che tra l'altro ha già partecipato alla prima edizione del tour, giusto? Nel 2013, se non sbaglio, quindi siamo contenti di rivedervi anche quest'anno. Five Fingers è una band di musicisti di Lecco e provincia, correggetemi se dico qualche cavolata voi, ovviamente. Allora, nascete in realtà come cover band, è corretto? Poi vi siete evoluti, nel tempo avete iniziato a scrivere brani inediti. Sì, circa 3 anni fa. E appunto dalla voglia di scrivere qualcosa di nostro ci siamo conosciuti un po' così per passione, per gioco, e abbiamo coltivato questa passione poi anche con, appunto nello scrivere inediti. Hard rock melodico. Sì, hard rock melodico che prende spunto da ovviamente da tutti i generi che abbiamo esplorato con la cover band. Quindi da Queen, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd, ovviamente ognuno di noi è frutto di quello, musicalmente è frutto di quello che ascolta. Testi in italiano, quindi in inglese? Per il momento in inglese. Li scriviamo noi, li abbiamo scritti quasi tutti noi, e nel nuovo lavoro ci sono 2 testi della scrittrice mandellese Linda Spandri, che è qui con noi. Fatti vedere Linda, scusami. Una volta che possiamo godere, anche se una volta che possiamo godere di una bella immagine. Autori dei testi poi tra l'altro vengono sempre citati, ma normalmente non compaiono mai. Quindi avete all'attivo già un disco, Fingerprinting, giusto, dell'ottobre 2013, che si può trovare. Sì, e gratuitamente si può scaricare sul nostro sito che è fivefingers.info, e stiamo lavorando al secondo disco che uscirà probabilmente a gennaio-febbraio dell'anno prossimo. Okay, quindi noi aspettiamo che questo lavoro sia compiuto. Leggo una cosa interessante, voi avete partecipato a Amnesty Rock, giusto, a Milano, con un brano Carlos de Luna che affronta il tema contro la pena di morte. È stata un'idea vostra? Avete dovuto scrivere per quell'evento il brano? Sì, ci hanno proposto questa collaborazione e vabbè, non ci hanno obbligato a scrivere un brano, nel senso che comunque c'erano varie scelte. Avevamo la possibilità di scegliere di fare una cover in tema oppure scrivere un brano sul tema, e abbiamo deciso di scrivere un brano, e è lì che è nata la collaborazione con Linda Spandri, perché il brano l'abbiamo scritto noi, abbiamo scritto la parte musicale mentre il testo è di Linda Spandri. È una cosa molto carina questa. Allora io lo potete ascoltare sul nostro sito. Ok, perfetto, entrerà anche questo nell'album che state registrando. Benissimo. Allora io vi auguro un in bocca al lupo per il contest, ovviamente per l'audizione di oggi. Vi faccio un omaggio che è il calendario di Live Music Lombardia 2016. Eccolo qui. Ringrazio gli amici di Live Music Lombardia, i Five Fingers.